Li cercavo, ma non li ho notati. Sono sincero, non me ne sono accorto. Se ci sono stati, non me ne sono accorto. Sono sincero. Ci sono stati. Non lo dico, ma di questo probabilmente non dubitavo, perché l'affetto che mi hanno sempre dimostrato in passato, anche nel presente, quando torno a Roma, perché ho sede a Roma, quindi fa piacere. Insomma, il loro affetto non c'era bisogno che me lo dimostrassero anche oggi, però ho fatto particolarmente piacere. Ma diciamo che questo è quello rispecchiato un po' anche. Rispecchiato anche il nostro cammino durante tutto l'anno, dove c'è soddisfazione per prestazioni all'altezza o quasi all'altezza, a volte anche superiore a un avversario più o meno importante, e dall'altro non aver raccolto magari il massimo bottino. In questo qualcosina dovremmo migliorare se prossimo anno vogliamo o volessimo ambire a qualcosa a cui tutti ci siamo un po' abituati in qualche modo, a parlarne quantomeno. Cammino così, abbiamo perso due partite con il Chievo, due partite con il Bologna, due partite con il Cagliari, e naturalmente in quello dovremmo assolutamente migliorare in prospettiva futura. Sì, non sarà facile per tanti motivi, così come non sarà facile probabilmente per la classifica che si gioca all'Udinese. Mi auguro che la squadra trovi le motivazioni che ha dimostrato di avere e di possedere stasera, e solo in quel modo potremmo fronteggiare una squadra forte come l'Udinese. Una sorta di programmazione già c'è, e quindi sul futuro si lavora sempre. Sicuramente la cosa più imminente di cui sente il bisogno è una vacanza, perché questo mestiere logora, è stanca se lo fai a 360 gradi, quindi inevitabilmente la priorità in questo momento sicuramente è quella di una vacanza. No, ma io a parte non mi piace parlare di me, è la squadra che mi ha messo in condizione di far bella figura, no? Perché quando poi c'è un allenatore giovane viene visto sempre in maniera diversa, sia nel bene che nel male. Quindi il risultato che è stato ottenuto quest'anno è stato ottenuto da tutti, ma non è retorica, è stato ottenuto dalla società che ha costruito, ha scelto i giocatori, la società che ha gestito il singolo giocatore nella gestione. Penso che questa società abbia qualcosa in più delle altre nella gestione dei giocatori, i giocatori stessi che si sono messi sempre a disposizione. Quindi è un mix di tante componenti che sicuramente poi i meriti o i demeriti decadono sull'allenatore, perché il fine ultimo delle responsabilità aspettano a lui, però è un merito che condivido volentieri con tutte le componenti. Per quanto riguarda il personale è importante, soprattutto per il personaggio. Totti è troppo forte, un giocatore che è bello parare un rigore a un giocatore come lui. E poi mi sono un po' dispiaciuto per la partita, perché potevamo anche portare 3 punti a casa e non siamo riusciti a chiudere la partita. Sì, perché come è andata la partita penso che Catania ha fatto bene, però abbiamo perso gol e sbagli nostri. Manca una vittoria, speriamo con lui a casa potercela fare. Contro la Roma è una cosa speciale, però io devo pensare a Catania, e oggi dovevo togliere quel pensiero di testa e pensare solo a fare una bella partita. Penso che ci siamo riusciti tutti quanti, c'è un po' di amarezza perché potevamo anche vincerla, però non siamo riusciti a chiudere la partita al momento giusto. Sì, però c'è un po' di stanchezza, magari abbiamo calato un po' la tensione, è normale, però questo serve per imparare. Speriamo finire il meglio possibile contro l'Udine e poi la stagione prossima cercare sempre un obiettivo in più. Mi devono riscattare, speriamo bene, mi sono trovato benissimo qui, sto giocando, quella è la cosa che mi importa di più. Ma diciamo che c'è un po' di rammarico, perché sinceramente per le occasioni e per il gioco che abbiamo espresso meritavamo qualcosa in più, però sappiamo che quando giochiamo contro giocatori importanti, che è il primo errore, ti castigano. Infatti 2 errori difensivi ci hanno costretto al pareggio, però penso che Catania oggi è stato in campo autoritario, ha espresso un buonissimo gioco, ogni tanto si faceva vedere il possesso palla che loro facevano fatica a prenderci e andavamo in porta facilmente, perciò c'è un po' di rammarico, però è mai andata, e prepariamoci all'ultima partita in casa nel chiudere nei migliori modi e riusciamo sinceramente a raggiungere questa cifra di 50 punti. Ma se ti ricordi anche all'andata, l'avevamo studiato, però all'andata eravamo stati meno cinici davanti alla porta tutte le occasioni create. Oggi siamo stati un pochino bravi davanti alla porta, a volte meno, però penso, ti ripeto, che il risultato sia bugiardo, perché il Catania veramente ha costruito tanto. Ah, sicuramente, giocheremo l'ultima partita in casa,
cercheremo di fare l'intera posta nostra, perché vorremmo chiudere nei migliori modi, in casa con l'ultima vittoria, e regalare un nuovo record al Catania. No, è successo che il primo tempo noi eravamo in zona d'attacco, abbiamo buttato la palla a balla fuori perché c'era uno di loro a terra. È successa la stessa cosa a noi, loro hanno continuato e nel paraviglia l'arbitro non ha capito niente e cacciava i cartellini gialli così. Uno mi è arrivato a me che ero diffidato, non c'entravo niente, però mai è andata, lasciamo perdere. Io chiudo qui perché ero diffidato, ho fatto di tutto per farmela togliere, però lui ha detto che mi ha ammonito perché ha visto un po' di casino da parte mia. Sinceramente io ero a parlare con Pjanic, ho detto hai sbagliato, devi buttare la palla fuori, e mi ha ammonito. Vabbè, pazienza. Ma un ringraziamento innanzitutto alla società che mi ha permesso di approdare in Serie A, di farmi giocare con continuità, al mister che mi ha dato la fiducia in un ruolo al primo anno da titolare. Penso che su 37 partite qualcosa di buono abbia fatto vedere. Perciò sono molto contento del mio campionato, volevo chiudere l'ultima partita in casa, però questo non è addio, anche perché io sto molto bene a Catania e vorrei continuare a vestire la maglia del Catania, perché veramente mi sta dando tantissime soddisfazioni. Sicuramente il gol nel derby, quando abbiamo sboccato il risultato, poi i gol contro l'Inter, dopo l'1 pari. Ci sono partite giocate veramente bene dove alla fine meritavamo qualcosa in più, come contro il Milan in casa nostra, però penso che sia stato un campionato veramente all'altezza. Il Catania veramente ha fatto un'annata strepitosa. Ora ti ripeto, bisogna chiudere bene perché ci meritiamo questa posizione in classifica e bisogna migliorarla, perché il Catania quest'anno ha espresso un buonissimo calcio, anche a merito dei compagni, del mister che veramente ci trasmette una tranquillità durante la settimana e durante la partita, che poi si vede anche in campo quando abbiamo la palla. Perciò anche merito del mister che ci trasmette questo, perciò io mi auguro che tutto il bene, che il Catania possa continuare anche l'anno prossimo così. Ma non è così, ma oggi è capitato che credo che il Catania ha fatto una grandissima partita contro una squadra fortissima come la Roma, no? No, che loro giocano bene, hanno una squadra dove se tu vedi tutti i giocatori hanno qualità, hanno giocato nella squadra più forte del mondo, ma veramente è difficile giocare qua, anche nel campo di loro, che la gente spinge pure, è difficile. Credo che la difficoltà più grande è stata quando l'abbiamo lasciato la palla a loro. No, ancora falta una partita, ma speriamo vincere domenica e così il Catania chiude un bellissimo anno, e speriamo tutti quello, speriamo vincere domenica per prima per noi, dopo per tutta la città, no? Io ancora ho un anno di contratto, sto benissimo a Catania. E niente, io penso a Catania perché veramente non mi posso dimenticare tutto l'affetto che mi dà la gente di Catania. Sì, sempre uno vuole migliorare, no? Ma è difficile, però uno deve lavorare per quello. Speriamo continuare in Catania e giocare spesso come mi è capitato quest'anno. Ancora non ho finito, ma fino adesso sono contento più di niente perché sono riuscito a lasciare indietro gli infortuni e tutta quella cosa che veramente in un momento l'ho passato male, quindi per quello sono contento. Sì, abbiamo giocato un'ultima partita, anche loro, no? Sono a Roma. Anche loro giocano, ti mettono in difficoltà, ma il pareggio penso che è lo più giusto. Sì, magari ci voleva un po' di aggressività perché abbiamo avuto qualche palle gol, ma l'importante è che non abbiamo perso e ancora dobbiamo giocare l'ultima partita per possiamo arrivare a 51 punti. No, noi vogliamo chiudere questo campionato alla grande, quindi giochiamo in casa per vincere.
Sì, secondo me sì, contro una grande squadra, abbiamo giocato una bella gara, quindi adesso pensiamo già subito alla prossima partita e finire il campionato bello come abbiamo iniziato, finirlo bene. Sì, al presidente, al tifosi, a tutte le persone che sono state vicine a noi.